Nonostante il tempo incerto, ha riscosso grande successo la giornata di solidarietà a favore del progetto Araliya Sri Lanka, organizzata a Castelnuovo Garfagnana. L'iniziativa ha coinvolto tante associazioni sportive e culturali che hanno partecipato anche con dimostrazioni pratiche delle loro attività, animando il centro storico del capoluogo garfagnino in piazza Umberto. Nel dettaglio si sono esibite le locali scuole di ballo, oltre alla Muffrina di Camporgiano, che ha regalato ai presenti momenti del folklore garfagnino, quasi a gemellarsi coi colori, le musiche e i balli arrivati per l'occasione dal lontano paese cingalese, colpito 10 anni fa da un terribile tsunami. E fu proprio in quell'occasione che Stefano Benedetti creò a Castelnuovo e dintorni un percorso di aiuti importanti, ieri come oggi, soprattutto nell'inserimento delle persone affette da disabilità. Una bellissima festa, tanta gioia, tanta partecipazione, sicuramente un filo che lega il tutto al nostro grande progetto dello Sri Lanka. All'iniziativa castelnovese hanno partecipato con successo anche alcune associazioni con le loro specialità gastronomiche dai vicini paesi di Cascio, Filicaia, Villetta, Torrite, la condotta locale Slow Food con i suoi presidi e naturalmente gli autieri della Garfagnana. Questa è stata una delle più grosse soddisfazioni, veramente le associazioni che abbiamo coinvolto hanno risposto immediatamente in maniera veramente fantastica e grandiosa, e oggi la dimostrazione, poi forse vedrete anche le immagini, sono tutti al lavoro con grande spirito di solidarietà e di collaborazione, veramente un grazie grandissimo va veramente a loro. La manifestazione si è conclusa in piazza Umberto alle 21 con lo spettacolo del noto comico lucchese Matteo Cesca.